Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo l'IP model OVX 303, VTX analogica per micro droni FPV, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della bustina troviamo la VTX ed un'antenna lineare. L'antenna ha una lunghezza totale di 6 cm e il connettore è un IPEX. Come notiamo la VTX ha una forma triangolare, quindi si adatta bene ai TinyWhoop che hanno le schede ruotate di 45 gradi. In questo caso dovremo usare i fori con distanza 26x26 mm. Tuttavia ci sono anche i fori 20x20 e 16x16, questo la rende molto versatile aumentando la compatibilità con stack di altre misure. Il peso della VTX con l'antenna è di 1.9 grammi. Vediamo ora le specifiche di queste IP model. I canali sono 48 divisi nelle bande A, B e Fatshark Race Band e Low Band. Possiamo scegliere la potenza tra 25, 100 o 300 mW. Questa VTX ci mette a disposizione sia il Pit Mod che la Race Mod. Il Pit Mod si usa nelle gare racing e abbassa la potenza della VTX in modo da non disturbare gli altri piloti mentre cambiamo la frequenza. La Race Mod invece è una modalità particolare che vedremo nel dettaglio più avanti. L'alimentazione deve essere di 5V, quindi dobbiamo collegarla a un back del flight controller evitando di alimentarla direttamente dalla LiPo. Per regolare le impostazioni della VTX possiamo usare il protocollo Smart Audio. Questa OVX 303 usa firmware OpenVTX che ci mette a disposizione due caratteristiche particolari. La prima è che su Betaflight possiamo scegliere come protocollo sia Smart Audio che Tramp. Questa feature a mio parere lascia il tempo che trova, perché IRC Tramp non è implementata al meglio, quindi di fatto è consigliato usare sempre Smart Audio. La seconda caratteristica di OpenVTX è avere la Race Mode. Questa feature si attiva impostando il Pit Mode su una switch e selezionando il livello di potenza Race. Questo forzerà il Pit Mode all'avvio e la VTX userà una potenza massima di 25 mW. Pure questa è una cosa che bene o male possiamo fare direttamente da Betaflight anche senza usare OpenVTX. Insomma, il fatto che questa IP model sia basata su questo sistema non mi sembra la renda molto diversa rispetto ad altre che non lo sono. Ok, adesso colleghiamo la VTX ad un FC per vedere come configurarla su Betaflight. Per farlo usiamo 4 cavetti di colori diversi, la sezione ideale è di 28 AVG. Per convenzione usiamo il rosso per il positivo e il nero per la terra. Per smart audio e segnale video vanno bene altri due colori qualsiasi, io uso il verde e il giallo. Ok, come vedete ho fatto un collegamento piuttosto standard, saldando il positivo della VTX su un pad a 5V, la terra sul GND, il cavo video nel pad VOUT e il cavo smart audio su un TX libero, in questo caso ho usato il T3. Ed eccoci di nuovo su Betaflight e come avete visto prima seleziono smart audio nella riga corrispondente alla WART 3. Adesso bisogna scaricare la VTX table che troviamo già compilata su questo sito. Si tratta di un archivio che contiene le table di tantissime VTX. Io vi consiglio di aggiungerle ai preferiti perché torna sempre utile averlo. Clicco qui per scaricare la table. Ora apro il documento di testo e copio tutto. Vado su CLI, incollo e premo invio. Ok, come vedete la table è pronta. A questo punto verifico la potenza in uscita con l'immersione RC Power Meter. Terrò accesa la VTX almeno un minuto in modo da far stabilizzare la potenza e avere un dato attendibile. Inoltre durante il test raffredderò la VTX con questa ventola, così da simulare il flusso d'aria che si genera mentre siamo in volo. Ed ecco i risultati dei test, impostando la VTX a 25 mW si hanno effettivamente 25 mW. Questo è molto importante perché in gara la potenza dei 25 mW deve essere il più precisa possibile. Se il valore invece è troppo alto si possono creare interferenze con gli altri piloti in gara. Per quanto riguarda i 100 mW dichiarati, lo strumento ne rileva 115, quindi anche qui andiamo bene. Per concludere, IP Model dichiara che la potenza massima di questa VTX è di 300 mW, mentre io ho rilevato una potenza massima di 420 mW.
I risultati del test mi lasciano molto sorpreso, infatti molto spesso con le VTX economiche si rilevano valori sempre sotto quelli dichiarati. Quando parliamo di VTX a basso costo possiamo anche passarci sopra, visto che comunque si tratta di prodotti economici e possiamo aspettarci che le specifiche dichiarate non vengano rispettate. Questo modello dell'AP Model invece va completamente contro tendenza, perché non solo mantiene quanto promesso, ma offre potenze anche più alte di quelle che dichiara. Questo dato va a confermare quanto visto nella VTX table, che infatti riporta come potenza massima 400 mW. Vi ricordo che la table che ho usato io è quella ufficiale AP Model. Quindi, anche se la potenza massima riportata dalla casa produttrice è di 300 mW, sarebbe più corretto dire che il massimo è di 400 mW, che si raggiungono anche facilmente se la VTX ha una buona reazione. In conclusione, se vi serve una VTX per un microdrone classe Toothpick o basata su stack 20x20 o 16x16, questa AP Model o VX303 è sicuramente una scelta da tenere in considerazione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.